episodio di Roma Custom Bike areograferemo il serbatoio della benzina. Ciao a tutti, io sono Custom Chess e voglio salutare Francesco, il secondo vincitore del nostro premio fedeltà, che si è aggiudicato il kit di chiavi inglesi in pollici a cricchetto. Ricordatevi che ce n'è un altro in palio, quindi continuate a condividere i nostri video su Facebook, Twitter e Google Plus per vincerlo. Ma veniamo subito a noi. In una serie di video precedenti, che linkerò nella descrizione, avete visto come ho realizzato la verniciatura a polvere, due toni e la foglia d'argento. Purtroppo però ho atteso troppo a lungo per portare il serbatoio dall'areografatore, risultando così nell'ossidazione dell'argento che è diventato giallognolo. Quindi la foglia va rimossa e si rinizia tutto da capo. Però nel frattempo che rifaccio il lavoro ho pensato di tamponare con un altro serbatoio e usare tecniche, diciamo, più facili per realizzare il tutto, ma soprattutto farmi aiutare da dei professionisti. Il risultato sarà un serbatoio nero opaco a contrasto con il lucido delle linee delle scallop e del logo, realizzate con il trasparente direttamente sulla lamiera smerigliata. Inoltre combinerò la vernice a polvere con la sua durabilità alla verniciatura convenzionale e la sua bellezza. Ho preso l'altro serbatoio e dopo averlo portato alla lamiera gli ho dato una bella spruzzata di trasparente a polvere. Questo look della lamiera smerigliata e trasparente sostituisce quello della foglia d'argento. Il risultato è leggermente diverso, ma altrettanto bello. Il vantaggio di usare la vernice a polvere in questo frangente è che, a differenza della trasparente convenzionale, riesce a proteggere la lamiera dal 100% della ruggine. Strepitoso! A questo punto però sono andato a trovare i miei amici artisti dell'aerografo Motostyle. Siamo venuti qui a Motostyle a Roma per far fare a veri professionisti il lavoro che io con 5-6 tentativi non sono riuscito a fare. E visto che siamo qui con Stefano, Cristian e Gianmario, con Stefano io ci sono andato addirittura al liceo e in classe, bei tempi quando eravamo bambini, e già in classe lui spendeva tutti i momenti a disegnare. E insieme a Cristian hanno messo su questa passione che è diventato un business e che è diventato Motostyle. Ma che fate voi qui a Motostyle? Ma noi sinceramente iniziamo dall'A fino alla Z sull'argomento delle moto, escluso il motore, aiutiamo le aziende grosse che principalmente lavoriamo con loro e a curare il loro business sulla parte estetica delle moto. Quindi da una piccola riparazione, una grande riparazione e arriviamo fino alla personalizzazione, compresi i caschi e tutto ciò che prende il mondo delle moto. Ci siamo dedicati anche al corpo, arrivando fino a tatuare le persone. Non ci passava più la moto, ci siamo allargati. No, in realtà abbiamo fatto qualche esperienza anche di body painting a Motodesk di Roma, che è andata molto bene. E quindi da lì ci è ribalenata questa idea, io poi ce l'avevo già da anni. L'aerografo è il mio primo amore perché posso fare quadri, tele, lastre, moto, mobili, pareti, porte, qualsiasi cosa. Però devo dire che adesso mi sta prendendo molto anche il tatuaggio perché comunque diciamo che la tecnica da paura, tra l'altro lui sarà colui che fila questo tatuaggio che poi andrà tutto intorno al braccio con altri teschi che ti manda in brodo di giuggiole, e quindi fiducia completa, si occuperanno del mio corpo e della mia moto, quindi, e della mia mente. Sono super eccitato perché Stefano e Cristian, oltre a essere amici da sempre, sono degli artisti e non vedo l'ora di poter ammirare la loro arte sulla mia moto. Allora, io il serbatoio gliel'ho portato così, con il solo trasparente. Quindi Cristian ha provveduto a fare le maschere e dare la base di nero. Non mi soffermo più di tanto su questo punto perché tanto avremo modo di approfondire dopo.
Noterete che nonostante io voglia l'effetto nero opaco e argento lucido, per ora è tutto lucido, ma arriverà il momento, non temete. Christian, prima di applicare l'altra vernice, deve scarteggiare il tutto per garantire l'adesione dei prossimi strati. Questo viene fatto con una carta vetrata o spugna abrasiva ed acqua. Questo processo serve anche a livellare la superficie dopo aver fatto le maschere. Per intenderci, questa è la sezione della superficie del nostro serbatoio con il trasparente spruzzato uniformemente. Una volta fatta la maschera ed applicato il nero, ci ritroviamo con degli scalini, anche se di pochi micron, tra la superficie trasparente e quella nera. Quindi si aggiunge del trasparente in modo da riempire le insenature ed ammorbidire il dislivello. Infine, con la carta si rilivella il tutto, pronti per un altro strato. Con il tatto e la sua esperienza, Christian verifica che la superficie sia pronta per il prossimo passo, la mascheratura del logo. Per questo processo andiamo high tech. Il plotter che vedete sta intagliando il mio logo su un foglio di vinile adesivo. Questa macchina funziona praticamente come una CNC, ma al posto della fresa ha una lama che ruota automaticamente nella direzione di movimento per garantire un taglio preciso e finissimo. Come potete vedere, la lama scende, taglia e torna su. Una volta finito, ecco il risultato, uno stencil adesivo per produrre una maschera precisa al millimetro. Per trasferirla sul serbatoio, Christian usa un altro foglio di vinile adesivo trasparente. Una spruzzata d'acqua. Una spatola di plastica. Intanto che Christian finisce di appiccicare la maschera, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale per ricevere degli aggiornamenti sui nostri nuovi video, supportare la crescita di Roma Custom Bike, specie ora che abbiamo lanciato la nuova serie Roma Custom News. Andate a dargli un'occhiata e non dimenticate di condividere, anche perché pure per quella serie vale il premio fedeltà. Ma torniamo al nostro serbatoio. Ora tocca al bordo, e voi vi chiederete, ma perché non l'ha lasciato tutto insieme al resto dello stencil? Perché dividendo in quattro la maschera esterna, Christian può lasciare quei pochi micron di spazio intorno al bordo prestabilito, per essere sicuro che il rosso coprirà appena sopra il manto nero, eliminando così lo stacco. Logicamente poi avremo anche qualche micron di distanza tra i quattro pezzi di maschera esterna, che però può essere coperto con degli altri pezzetti di adesivo. Poi, essendo una superficie curva, inevitabilmente avremo qualche piegolina lungo il bordo. Evitate di schiacciarla con il dito come avrei fatto io. Il giusto rimedio è tagliare e poi mettere un lembo sopra l'altro. Che tutti i componenti della maschera sono stati applicati, è arrivato il momento di rimuovere l'adesivo dalle zone che devono essere verniciate, cioè il tratto del logo, chiamato hotline. Questo è uno di quei momenti che ti danno proprio soddisfazione. E che non pensano, non cambiano mai, ma ti hanno detto che fare e poi ti hanno scritto che dire sotto le coperte a letto. Stai dormendo, ripensi ancora alla vita che non ti hanno lasciato. Bene, ora che il resto del serbatoio è protetto, finalmente possiamo vedere l'applicazione della vernice. Godiamocela in santa pace. La vita che non ti hanno insegnato, non ci credi ma non puoi più comprare la realtà. Come on.
che si chiedono che cosa usi Christian come aerografatore, eccovi accontentati. Ora con estrema delicatezza e pazienza Christian rimuove la mascheratura, facendo attenzione a non toccare le parti appena verniciate. Vi prego di notare la precisione di tutto questo processo, non solo per i pezzi più grandi, ma soprattutto per i peletti e i minuscoli avanzi di adesivo che possono rimanere vicino ai bordi. Every child is meant to do great things in life, you'll see one day. Don't do drugs, don't just love, don't do anything that makes you happy. It will pay up one day, you will get your share one day, you might get your share. You'll be questa parte non è nemmeno velocizzata. Guardate con che velocità e precisione lavora Christian. Ed ecco il risultato, l'outline rosso del logo è finito ed è bellissimo. Bene, finisce qui la prima parte di questo episodio. Nella seconda parte Christian farà delle altre maschere a mano usando il nastro da maschera tradizionale e realizzerà il look opaco a contrasto con quello lucido. Potete vedere la seconda parte cliccando qui sotto oppure nella link nella descrizione. Intanto, se volete andare a trovare Stefano e Christian, potete fare un salto sul loro sito www.motostyleroma.com e vedere gli altri loro lavori e magari, perché no, prendere anche un appuntamento. Inoltre vi ricordo che è per ancora un mese in atto il premio fedeltà. Per vincere basta interagire col canale lasciando commenti e domande, premendo like e iscrivendosi, ma soprattutto condividendo i nostri video su Facebook, Twitter e Google+, perché quello ci aiuta a crescere. Ogni mese il più attivo riceverà un kit di chiavi in pollice. Vedete il video qui sotto per maggiori informazioni. Ed ora basta, io sono Custom Jazz e ci vediamo nel prossimo episodio di Roma Custom Bike.